Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi spiegherò e giocherò per voi a Void Intention. Si tratta di un roll and write print and play uscito su Kickstarter da giocare prettamente in solitario. Bisogna prendere un personaggio, affrontare un dungeon e i suoi mille pericoli per raggiungere l'uscita con quanti più punti possibile. Prima di proseguire considerate di iscrivervi al canale se i miei contenuti vi piacciono e magari attivate anche la campanella. E ora andiamo subito a cominciare la partita. Per giocare a Void Intention è necessario stampare la mappa di gioco, si può scegliere fra diverse, e scegliere anche il proprio personaggio. Anche qui abbiamo diverse alternative. Ogni personaggio parte con statistiche iniziali differenti e una missione personale diversa sempre l'una dall'altro. Io ho scelto il ladro, che parte con 50 punti vita, quindi andrò a cerchiare il numero 50. E poi parto con due attributi, ovvero il bottino, il loot, e l'evasion, e diciamo la capacità di evitare trappole. Come potete vedere le statistiche sono a quota 1, perciò andrò a mettere un dado sull'1 alle due statistiche che appunto che ho appena indicato. Le altre tre statistiche presenti sono l'attacco, la difesa e la consapevolezza. Da notare che ogni personaggio parte con due attributi, ma potrà ottenerne al massimo altri due, non potrà quindi avere punti su tutti e 5 gli attributi, ma soltanto su 4. Altre cose da prendere sono una matita e una gomma ovviamente, e alcuni dadi, possibilmente almeno 9. Bene, lo scopo del gioco è quello di riuscire a passare indenne dall'inizio alla fine del dungeon, facendo quanti più punti possibile e cercando ovviamente di non morire. Avremo un tempo limite che, se scade, ci obbligherà a uscire dal dungeon il più velocemente possibile, oltre a farci perdere vita progressivamente. È possibile durante la partita aumentare i nostri punti vita rispetto a quelli iniziali, ma non si può mai superare il 100 e, come detto, se arriviamo a 0 avremo perso. Per giocare all'inizio bisogna partire dalla casella che contiene la porta e quindi muoversi in una casella adiacente, in questo caso soltanto questa. A questo punto si tirano un numero di dadi pari al livello della stanza che si sta affrontando, in questo caso 1, e in base al risultato ottenuto avverrà un certo tipo di incontro. Ho fatto 4, perciò ho trovato una trappola. Andrò a disegnare la trappola nello spazio che ho appena occupato e quindi questa casella è diventata esplorata. Ciò significa che se tornerò sullo stesso spazio durante un turno successivo non dovrò tirare il dado, ma semplicemente ci potrò entrare e basta, senza appunto vedere l'effetto di quella casella. Avendo ottenuto un risultato di trappola, come indicato qui sotto, c'è un pericolo. Normalmente quando c'è un pericolo bisogna tirare un dado per livello della stanza, perciò in questo caso 1, e subire quei punti vita di danno. Io però ho un punto nell'attributo dell'evasion, per cui ogni punto di attributo in quella statistica mi permette di non lanciare un dado quando avviene un pericolo, perciò in questo caso il dado non viene lanciato. Ora il primo turno è terminato, quindi vado a cancellare la prima clessidra e adesso dovrò decidere se muovermi in su, a destra o a sinistra, sempre adiacente all'ultima casella che ho affrontato. Non si può mai andare in diagonale. Decido di andare, vediamo qui sotto, e vediamo cosa troviamo. Un 2, per cui abbiamo trovato una miniera. Disegniamo il piccone e, come indicato qui, troviamo due cose: un tesoro e un pericolo. Come abbiamo visto, siccome ho uno di evasion, il pericolo lo ignoro, però invece adesso dobbiamo vedere quante monete abbiamo trovato. Per trovare delle monete bisogna avere almeno un punto nell'attributo bottino e tirare un numero di dadi pari all'attributo bottino, perciò in questo caso 1. Inoltre non si può mai tirare più dadi rispetto al livello della stanza che si sta affrontando, perciò anche in questo caso sempre un dado. Ho fatto 6 e perciò ho trovato 6 monete e vado a segnarle qui sotto. Come potete vedere ci sono diversi spazi per diverse cose, qui le monete, qui tutti gli incontri che si fanno. Infatti io prima mi sono dimenticato di segnare che ho trovato una trappola e una miniera, e bisogna sempre riempire le crocette nella parte inferiore di queste griglie quando vengono acquisite, mentre quando vengono utilizzate bisogna cancellare le parti superiori. Ovviamente non si può mai cancellare più parti superiori rispetto alle parti inferiori che si possiedono, e se tutte le parti inferiori sono occupate significa che quell'oggetto, quel determinato oggetto, non si può più raccogliere. Abbiamo terminato, perciò cancelliamo
e andiamo avanti. Direi che vado qui, tiriamo sempre un dado, ho fatto 3 e in questo caso ho trovato una tomba. Allora andiamo a disegnarla, andiamo a segnarla qui, e la tomba mi fa trovare una moneta e un combattimento. La moneta la facciamo subito, vediamo quanto trovo, altre 6, fortuna. Mentre per quanto riguarda la lotta, troviamo un mostro. Il mostro che troviamo ha un numero di punti vita pari a un lancio di dado più il livello della stanza. Perciò in questo caso ha 7 punti vita, il che devo dire non è affatto bello. Quando il mostro viene creato, si posiziona qui i dadi vita e lui attaccherà per primo. Per attaccare tirerà un dado e subirò quel numero di danni. Se avessi dell'attributo difesa, toglierei quell'ammontare di attributo al danno che mi fa, però in questo caso non ce l'ho. Ho fatto 5, perciò mi fa 5 danni, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora tocca a me tirare il dado, semplicemente lancio un dado e aggiungerei il numero, il valore dell'attributo attacco, che però non ho, quindi semplicemente tiro il dado. 1, che sfiga, quindi gli faccio un danno, e ora tocca a lui di nuovo. Mi fa un danno solo, poi tocca a me attaccare e ho fatto 6, bella fortuna, per cui è morto. Non ottengo altro, semplicemente il mostro se n'è andato e così anche un altro turno. Andiamo, questa volta direi che vado, non so se vado qui o qui. Ma sì, dai, vado qui, non importa. No, dai, vado qui sopra. Allora lancio sempre un dado e ho fatto 2, perciò un altro piccone, cosa buona e giusta, e ottengo solo le monete perché, come dicevo prima, l'evasion è sufficiente per evitare danni maggiori. Perciò 2 monete questa volta. Ora è passato un altro turno e come vedete abbiamo cancellato le prime 4 clessidre. Ciò significa che ora abbiamo da fare obbligatoriamente un turno riposo, un turno di riposo che ci permette di mettere un falò. Decido di metterlo qui, perciò disegno un bellissimo falò che sembra più un fiorellino, ma va bene. E anche in questo caso bisogna vedere se il posto dove abbiamo messo il falò è esplorato oppure no. Se è esplorato non succede niente, altrimenti adesso posso decidere di utilizzare i miei oggetti e le mie monete per ottenere di nuovo punti vita oppure per migliorare i miei attributi. Come riassunto qui sotto, spendendo 2 materiali uguali posso avanzare di 1 su un attributo. Spendendo 2 materiali diversi guadagno 2 punti vita, spendendo 5 monete ne guadagno 1. Allora io faccio così, guadagno, tolgo tutte queste e ottengo 2 punti vita, perciò vado a cancellare, è fatto. E poi ne spendo 2 uguali, ovvero questi, e ottengo un miglioramento su uno dei miei attributi. Posso decidere di aumentare un attributo che ho già oppure avanzare di 1 su un altro. E io decido di aumentare di 1 l'evasion, perciò vado a 2. E anche questo turno l'abbiamo fatto. E si passa quindi a quello successivo. Ora lancerò sempre un dado, vediamo un po' cosa succede. Un 1. Con l'1 c'è il tesoro, lo scrigno, perciò ottengo semplicemente una moneta, cioè un lancio di dado per vedere quante monete ottengo, 6, che fortuna, ok, e ottengo ovviamente anche questo. Ora devo andare nella stanza successiva, le stanze con le scale sono semplicemente di raccordo, per cui il mio prossimo obiettivo è arrivare qui e perciò dovrò lanciare 2 dadi da 6 anziché 1 per vedere l'esito della stanza. Quando si lanciano 2 o più dadi, il giocatore può scegliere quello che più preferisce per affrontare quello. L'altro non viene affrontato, a meno che non si ottenga un doppio 6 o un triplo 6, ma questo lo vediamo dopo. Allora, io decido di attivare il 4, perciò prendo una trappola, tacchete e tacchete, e avendo preso una trappola non succede niente perché ho 2 di evasion e dovrei lanciare 2 dadi. Ma niente, ora vado avanti, fammi un po' vedere. Ah no, ho finito il turno, per cui ha finito 2 turni, mi ero dimenticato di cancellare le clessidre. E vado qui e vediamo un po' che succede. 3 e 5, se potessi evitare il combattimento o perlomeno guadagno un tesoro anche, dai. Quindi mi metto qui, affronto la tomba e vediamo quanti punti vita ha questo malefico. 3, perciò 3 più 2, 5 punti vita.
attacca sempre lui per primo, mi fa 3 danni secchi, 1, 2, 3, tocca a me attaccarlo, 3 danni, perciò va a 2, poi tocca a lui, che mi fa, voi non lo vedete, ma mi fa altri 3 danni, aia, e tocca poi a me e gli faccio addirittura 6 danni, quindi l'ho ucciso. Bene, bene, direi che posso già andarmene di qua. Sì, me ne vado di qua. Vediamo un po' cosa trovo. Un 6 e un 5. Allora, il 6 non fa niente. Il 5 mi fa combattere, quindi direi che va benissimo un 6 per questa volta. E anche qui mi ero dimenticato di cancellare la classifica di prima, perciò adesso ne ho cancellate due. E ora c'è il turno di riposo. Mi metto qui a farlo o qui? Ma mi metto qui. Mi metto qui, paf paf. E allora, vediamo un po'. Uso questi due e questi due per ottenere due nuovi attributi. Allora, direi che faccio un più uno all'attacco e alla consapevolezza o lo scudo. La difesa ho spiegato cosa serve. La consapevolezza invece mi permette di ottenere punti vita extra quando mi riposo. Un punto vita per ogni punto consapevolezza che ho, oppure mi permette ogni volta che lancio i dadi per vedere effettivamente nella casella in cui vado cosa trovo, posso rilanciare di nuovo quantità di voglio, che non sarebbe male, che non sarebbe male, però la difesa, oppure potrei anche andare su di altro. No dai, facciamo la consapevolezza e ok, quindi avendo uno di consapevolezza ottengo un punto vita e abbiamo finito. Allora adesso è finito questo, vado qui sopra. Non succede niente perché è già esplorato, faccio semplicemente cancello una cassina e poi vado qui. E qui devo lanciare 3 dadi, per cui vediamo. Allora, un 6, un 1 e un 3. L'1 mi piace, perciò vado qui, ottengo così, così e così. E ottengo questo e tiro un dado per vedere quante monete trovo. 4, 1, 2, 3 e 4. E anche in questo caso abbiamo fatto. Vado qui, cancello questo ovviamente prima e poi vado qui. E lancio 3 dadi. 3, 4, 5. Buff, buff, buff. Dai, facciamo 3. Facciamo 3. Trovo una tomba. Tacchete. Questo è il nemico. Tiriamo un dado, aggiungiamo 3. 5 da punti vita. E ora tocca al nemico per primo. Quindi tira un danno misero. E faccio così. E poi io adesso attacco aggiungendo un più 1. Perciò gli ho fatto 3 danni. Indretreggia, fellone. Ora tocca a lui che mi fa 4 danni. Mannaggia di pescetti. 1, 2, 3, 4. E ora tocca a me. Boom, esploso. È finito un altro turno e decido di andare qui con l'accampamento. E vediamo un po' cosa posso fare. Non è che c'è moltissimo in realtà, cioè sì, potrei, però voglio tenermeli questi scrigni, perché per fare la missione bisogna averli e non consumarli gli oggetti. Gli scrigni devo usarne 3, non ho ancora tutti questi turni a disposizione, almeno credo, per cui lasciamo stare stavolta. Però guadagno un punto vita grazie alla mia consapevolezza. Ok, ora abbiamo fatto anche questo, vado qui, lancio in questo caso 4 dadi, abbiamo fatto 2, 5 e un 6 e un 1. Allora, utilizzo la mia consapevolezza per rilanciare un dado. Vediamo cosa esce. Non questo però, aspetta, questo era sull'1. Lancio questo. 3, niente di fatto, non mi interessa. Allora vado sull'1 e così prendo il mio amico scrigno. Là, vediamo quante monete ci sono. 2, 1 e 2. Cancello questo e poi vado qui. 4 dadi, vediamo un po'. 3, 3, 3, 5. Facciamo un 3, perciò prendo la tomba e la metto qui. E guadagno monete, vediamo. 5, bella lì. 1, 2, 3, 4, 5. E poi devo attaccare, vediamo quanti punti vita ha sto malefico. 5 più 4, 9. Mamma mia, è enorme. È enorme. Allora, tocca lui attaccare, mi fa 2 danni. 1 e 2. Tocca a me attaccare, gli faccio ben 2 danni. Va bene. Mi attacca lui, 5 danni, aia, 1, 2, 3, 4, 5, tocca a me attaccare, 5 danni anch'io, ancora 2 punti vita, dai dai dai, dai che ce la posso fare, tocca a lui, un danno, bello, bello, bravissimo, e io gliene faccio 5 ed ho ucciso il nemico, passa il tempo e mettiamoci qua, vediamo un po', dai, salto fuori qualcosa di figo, uffa, vabbè,
1. Allora abbiamo preso uno scrigno che ho fatto 1, vediamo quanto c'è dentro. 2, che schifo. Vabbè, finisce il turno e devo fare un accampamento. Lo faccio esattamente qui e vediamo un po' che succede. Allora, posso curarmi o livellare? Niente, guadagno solo un punto vita per la mia consapevolezza. Ok, e andiamo qui. Passato questo, vado qui. Tiro 4 dadi. Dai, ma che schifo! Però vabbè, ho fatto un 2 che mi piace. Il 2 è il piccone. Il 2 è il piccone, guadagno punti in base... Guadagno moneta in base al mio loot, addirittura 1. Ovviamente, come ricordo, che se avessi più punti nell'attributo loot potrei tirare più dadi per ottenere più soldi, comunque vabbè. E poi si ottiene un pericolo. Io ho 2 di evasion, questa è di livello 4, perciò tiro 2 dadi e subisco quei danni. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene, finito il turno e andiamo qua, esattamente qua. 4 dadi, vediamo se c'è qualcosa. Attenzione. Allora, provo con la mia consapevolezza a ritirare questo. Oh, bene, un doppio 6. Allora, un doppio 6 è un risultato molto positivo, perché, come indicato qui sotto, vuol dire che ho trovato un'arma grande. L'arma grande bisogna disegnarla su entrambi gli spazi, perciò lo disegno qua e io sono qua, e quindi ottengo la cosa grande qua, perciò questa fornisce punto fine partita, è bella. Allora, io sono qui, perciò ho speso uno di questi, devo muovermi qui. Qui è già esplorato, perciò non posso fare niente, quindi spendo un altro di questi e ora decido di mettere il fuoco da campo qui. Forse ho corso un po' troppo, ma va bene, vediamo un po' cosa succede. Mi sono indicato di prendere questo prima. Ok, decido di non fare altro, anche se sarebbe figo arrivare in alto, vabbè, non importa. Vado poi qui, ho finito questo, tiro stavolta tutti e 5 dadi perché la stanza è di livello 5. Proviamo a rilanciare questo. Niente, peccato, va bene, non importa. Allora dai, scelgo il 2 comunque, quindi qua metto il piccone numero 2. Ottengo una moneta, vediamo un po' quanta roba c'è. 5, benissimo, 1, 2, 3, 4 e 5. E poi c'è il tracobetto qua che devo usare 3 dadi. 13 danni, malissimo, 1. Che male, mi sono rimasti 12 punti vita. Porca paletta, che male. Va bene, e ottengo ovviamente questo. Vado qui, tiro 5 dadi. Attenzione, provo a rilanciare un dado con la mia consapevolezza. Perfetto, triplo 6. Allora, ho ottenuto un risultato particolare. Questa particolare configurazione, ovvero il triplo 6, si può ottenere soltanto una volta per partita, dopodiché non è più possibile ottenerlo. E come vedete, infatti, c'è solo un posto. Aver fatto triplo 6 significa nel gioco, ovvero, incontrato la forza mistica. Questa mi permette di ottenere 3 attributi a mia scelta e quindi devo scegliere 3 attributi da far salire. Allora, guarda, faccio 1, 2, questo qua, e ti dirò di più, 3, vado su anche con questo, quindi io arrivo a 5, perciò diciamo che ora le trappole mi fanno una pippa. Ok, ho finito il turno e quindi devo mettere la forza mistica e ho finito il turno. Allora vado qui. Adesso tiro 5 dadi, vediamo cosa mi serve. Allora, monete ne ho, scrigne ne ho un po' tutto quello che mi serve, perciò vi conviene semplicemente ottenere quanti più punti possibile. E perciò scelgo il 2. Il 2 perché sono immune alle trappole, però tiro il dado e vediamo quanta roba mi esce. 4, 1, 2, 3 e 4. Bene, bene. E qui abbiamo ottenuto la trappola. E qui abbiamo ottenuto un altro piccone. Vado qui, ok. Rischio. Ma sì, dai, rischio, mi piace il rischio. Allora, decido di fare così e quindi utilizzare 2 oggetti uguali per ottenere un attributo. E decido di arrivare al 6 su questo. Quando si arriva al 6 in una statistica, in un attributo, si ne guadagna un'altra in automatico. Perciò decido di ottenere questa. Dopodiché guadagno un punto vita. Non mi ricordo se prima l'avevo fatto, ma comunque, vabbè, non importa per stavolta. E poi direi che si può andare. Quindi vado qui con questo turno qui, che ho già cancellato, ma va bene.
tiriamo tutti i dadi e è uscito il 2, sì, perfetto, guarda che botta di fortuna, perciò ottengo questo. La trappola non mi fa nulla, tiro per le monete, adesso ne tiro 2, perché ricordo se ne può lanciare uno per ciascun punteggio di attributo, fino a un massimo del livello della stanza, perciò in questo caso 2. 10, baboom, che figo, boom, ok, bene, il mio ultimo turno si conclude entrando nella scala, perciò ho finito, andiamo a vedere quanti punti ho effettivamente fatto. Come indicato qui sotto, i punti vengono dati dai turni rimasti, perciò mi sono rimasti due turni, otteniamo 2 punti. La vita rimasta, purtroppo qui siamo bassi, 13. Poi gli attributi, si contano il totale degli attributi, si moltiplica per 2, perciò abbiamo 6, 7, 8, 10 per 2 fa 20, ok. Poi si ottengono punti se si è riusciti a ottenere, a fare la missione del proprio personaggio. Se non si è riuscito a farlo si perdono 5 punti. Io ce l'ho fatta perché ho ottenuto 3 di questi, ne ho addirittura 4, 2 picconi, anche io ne ho 2, e poi ci vogliono 20 monete, io ne ho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 monete, perciò ce la faccio tranquillamente. Compiere una missione fornisce 10 punti, infine si ottengono punti in base ai tesori, ogni 5 scacchetti non utilizzati mi dà un punto. C'è da dire però che per fare la missione bisogna cancellarle, perciò io qui devo cancellare 5, 10, 15 e 20 e cancellare anche 3 di queste e 2 di queste, perciò me ne rimane soltanto una di queste. Allora vediamo quanti punti faccio: 5, 10, 15, 20, 25, perciò 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, e poi ottengo un punto per ogni oggetto non speso, perciò in questo caso ne ho speso neanche uno, perciò un punto. Si fa la somma, abbiamo 17, 30, 52 punti. Direi che per essere la mia prima partita non c'è male. Bene, devo ammettere che questa è la mia prima partita, però non me la sono cavata male. Certo, avrei potuto aspettare un po' di più prima di andare diretto all'uscita, facendo magari un giro un po' più lungo per accumulare più punti, ma così magari avrei anche rischiato la vita. Come detto, nel gioco sono presenti diversi tipi di personaggio, ognuno con la sua missione e le sue statistiche iniziali, oltre a diverse mappe da poter affrontare. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete dubbi, commenti o qualsiasi cosa potete scrivermi, io cercherò di rispondere quanto prima, e infine vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!